stare, direi, abbastanza bene nei tempi. Mi chiedo scusa, insomma, perché sono effettivamente un po'... E completiamo, direi, il punto di vista del Ministero per l'Ambiente con la dottoressa Liliana Cortellini, che invece rappresenta la Direzione per la Salvaguardia del Territorio e delle Acque. Prego, dottoressa. Grazie, buongiorno a tutti. Io porto i saluti della dottoressa Checcucci, che è il direttore generale della Direzione Salvaguardia Territorio e Acque, che purtroppo oggi per un problema urgente istituzionale non è potuta intervenire. Ringraziamo dell'invito e esprimiamo anche noi, come i precedenti relatori, l'apprezzamento per il lavoro che ci è stato presentato oggi, che rappresenta un elemento sicuramente importante e sostanziale al tassello delle conoscenze della qualità dei corpi idrici. La valutazione attraverso i monitoraggi e il confronto con gli standard di qualità dei corpi idrici, insieme alla messa a punto poi delle misure per il raggiungimento degli obiettivi di qualità, è un elemento sostanziale della normativa europea. A livello europeo diciamo che sono state individuate in una prima fase 33 sostanze per le quali sono state stabiliti degli standard di qualità in quanto problematiche nel complesso dei paesi. Si tratta di una lista dinamica, come abbiamo visto oggi nell'evoluzione delle attività di monitoraggio per le sostanze, per i pesticidi, anche per il complesso delle sostanze chimiche, di cui una larga parte peraltro è rappresentata dai pesticidi, si prende atto di una dinamica determinata dall'evoluzione del sistema delle conoscenze, sugli effetti tossicologici, ma nel complesso ecotossicologici. Per esempio, rispetto alla lista del 2008 di 33 sostanze, siamo ora a 45 sostanze individuate a livello europeo, alcune delle quali, le cosiddette nuove sostanze, dovranno essere monitorate a partire da dicembre di quest'anno, quindi con uno sforzo rafforzato, richiesto a tutti i paesi. Non ci si ferma qui, perché oltre a queste sostanze, le norme europee in materia di acqua, in particolare la direttiva quadro, riconosce che esistono numerose sostanze che possono essere di interesse più nazionale, locale, e chiede di valutare ai paesi membri quali sono queste sostanze e di stabilirne relativi standard di qualità. E l'Italia, con l'allegato 1B ora del 172, ha stabilito standard di qualità ambientali per ulteriori 54 sostanze, che vanno monitorate però a seguito di un processo ragionato che valuta le pressioni e gli impatti che si constatano, e quindi valutano, per esempio nel caso dei fitofarmaci, l'effettivo utilizzo e i dati di monitoraggio pregressi. Anche per questa lista siamo a fronte di un sistema dinamico, ovvero che fa uso e fa tesoro delle esperienze anche di monitoraggio, che derivano dal monitoraggio. E per le acque sotterranee abbiamo la stessa situazione: abbiamo tutta una lista di sostanze, una sessantina di sostanze per cui a livello nazionale sono stati stabiliti limiti, due sono quelle definite a livello europeo, nitrati e pesticidi, le altre vengono definite come standard di qualità ambientale a livello nazionale. Anche qui abbiamo un'evoluzione, ad esempio di recente sono stati individuati con un rigoroso lavoro scientifico gli standard di qualità ambientali per i perfluoroalchilici, ma non solo. Nel decreto legislativo 30 esiste una clausola per cui, se le regioni e le province autonome individuano a livello di territorio di competenza delle criticità, possono richiedere al Ministero dell'Ambiente
che utilizza diciamo, i propri istituti scientifici di riferimento, di definire degli standard di qualità ambientale per le nuove sostanze. È già stato detto dal dottor Bortone, che peraltro ha accennato ad alcuni elementi che io stessa volevo chiarire, ovvero come il monitoraggio e la valutazione dello stato chimico sia il primo stadio fondamentale e ineludibile per conoscere la qualità delle nostre acque. Il fatto che diciamo, verifichiamo dei problemi a livello della qualità significa non necessariamente che le nostre acque stanno peggiorando di qualità, ma in molti casi che aumenta la nostra capacità di diagnosi e di valutazione dei pericoli effettivi per l'ambiente e per la salute. Ed è quello che diciamo, in molti casi stiamo valutando. A livello europeo è stato addirittura nell'ambito della direttiva quadro evidenziato un sistema, tenendo conto che alcune sostanze sono persistenti, bioaccumulabili, oltre che tossiche, che quindi permangono a lungo nell'ambiente. Nella direttiva 2013-39 è prevista la possibilità di preparare delle mappe separate nelle quali si differenziano diciamo, le sostanze chimiche nel loro complesso da quelle persistenti, bioaccumulabili e tossiche, e così facendo si evidenzia una situazione anche molto diversa. Come detto, per esempio, il DDT, che dal 96 è vietato, si riscontra ancora nelle nostre acque. Detto questo, le azioni chiave sono, come già individuato dal nostro punto di vista, i piani di gestione dei distretti idrografici. Sono degli strumenti chiave che integrano, che devono integrare le misure, quindi sulla base dei dati di monitoraggio identificano gli obiettivi ambientali, misurano la differenza tra lo stato di oggi e diciamo, i passi che sono necessari per raggiungere il buono stato dei corpi idrici e garantire quantomeno il non deterioramento, che è uno degli obiettivi della direttiva quadro. Misurando questo gap, definiscono le misure. Per i fitofarmaci, i piani individuano sia misure normative, un minuto, che sono quelle che abbiamo ricordato, sulle autorizzazioni, sull'uso sostenibile dei pesticidi, sulle aree di salvaguardia per le acque potabili, l'individuazione delle aree vulnerabili per l'utilizzo dei pesticidi, e misure volontarie, quelle dei piani di sviluppo rurale. Nel 2019 inizia il processo per il terzo ciclo di pianificazione. Già nel precedente ciclo era notevolmente migliorato il livello di comunicazione tra i settori e di interazione tra il settore ambientale e agricolo per lavorare alle misure. Siamo certi che questo processo continuerà e verrà ulteriormente ottimizzato con il terzo ciclo di pianificazione. Grazie. Benissimo.